E bella a tutti ragazzi, sono Gilbert che sono qui oggi. È tardissimo, raga, perché come sempre io mi ritrovo qua a registrare a luna di notte, perché purtroppo posso registrare solo in questo momento qua. Tra l'altro ho un cappellino swag, il microfono tutto troppo swag. Comunque, allora raga, prima di partire vi voglio dire due cose. Allora, la prima è, raga, visto che vedo comunque questi video qua sulla compravendita, mi interessano veramente veramente tanto. Ce la facciamo ad arrivare a 60 likes in modo tale che io, visto che ve lo caricherò di venerdì e martedì esco gli incontri principali, domenica vi faccio uscire il video sugli incontri principali sugli investimenti da fare. Se lo volete a 60 likes, io lo carico, ve lo prometto, ve lo promette il Gilbone, lo faccio per voi. Seconda cosa, raga, non so se lo ricordate, ma qualche giorno fa, per chi fosse nuovo, comunque non lo sapete, qualche giorno fa ho caricato un contest per i 2000 iscritti in cui regalo 150.000 crediti tra i primi tre, cioè divisi tra i primi tre. Raga, però il consiglio che vi posso dare io è quello: visto che il contest è attivo fino al 21 gennaio, vi consiglio di, per chi non sapesse come funziona il contest, comunque andate a vedere il video, vi lascerò qua in alto a destra in questo momento qua. Comunque, per quelli che lo sanno già, vi consiglio di spezzettarvi gli amici ai quali condividere il video da portare. Io vi consiglio di farne almeno 1/2 al giorno, in modo tale che se ne fate solo uno al giorno, sono 21, visto che è iniziato qualche giorno fa, sono 21 amici. Con 21 amici rischiate veramente di vincere, quindi vincere 80.000 crediti, quelli che ho promesso al primo classificato. Se invece ne fate due al giorno, che raga, se non ci mettete 5 minuti a portarne due, due al giorno vi prendete un impegno, sempre alla stessa ora, 5 minuti, boom, due al giorno per 20 giorni e siete a posto, avete 80.000 crediti, così fate così, pop. Tac, mettere nel task e siete a posto. Allora, raga, i tre giocatori di questa settimana qua, raga, visto che siamo al quarto episodio e visto che vi piace sempre, i tre giocatori che vi consiglio io sono: il primo è Parolo. Io adesso non so se riuscirò a sniperare in live perché purtroppo mi ritrovo sempre a registrare a degli orari improponibili. Comunque, vediamo a 1200. Ah, si è abbassato il prezzo di parola. Comunque, se non riesco a sniperare nessuno, io vi lascerò degli highlights in cui li sniperavo a 8,5. Allora, a 9,50 si vende entro subito, a 1000? No. Quindi dovete calcolare che a 9,50, adesso qua è un orario strano, cioè non state a guardare questi valori qua perché non sono questi valori di Parolo, sta sempre intorno ai 1200, però boh, a quest'ora probabilmente sta così. Comunque è a 950, lo mettete entro un minuto, quindi calcolando 50 di tasse su 1000 potete mettervi a 8,50 e vedete cosa riuscite a fare. Comunque io adesso cerco di sniperarne uno in live, ma vabbè, già uno l'ho preso così a caso. Comunque assegna ora. Adesso, vabbè, qua ci facciamo 50 crediti, però se volete potete mettervi a 6,50 o 7,50, 8 e poi fate che cazzo volete. Vedete, comunque esce a 700, escono a dei prezzi. Parolo esce veramente dei prezzi che non stanno né in cielo né in terra. Cioè, quando stava, io mi ricordo che lo sniperavo un po' di tempo fa, qualche settimana fa, qualche giorno fa, scusate. Io lo sniperavo a 900-950, si rivendeva a 1400-1500, si faceva veramente un profitto assurdo con Parolo. Adesso, beh, purtroppo a quest'ora qua non uscirà mai un cazzo perché qua 750, qua sono 100, 200 crediti a carta. Comunque vedete che esce, vabbè, anche Ancora, quindi volendo si può mettere di più, però vabbè, io adesso lo metto a 950 perché non so qua a farmi tanti crediti così tanto, non è che non ho bisogno tanto, però è giusto per farvi vedere che se uno ci sta qua in 10 minuti si fa anche 5.000 crediti. Se o oh, no, 5.000 crediti no, però in mezz'oretta 10K ve li fate, secondo me. Comunque vabbè, adesso qua smettiamolo con Parolo perché vi ho fatto vedere che comunque esce abbastanza. Poi adesso è luna di notte, quindi esce molto di meno di quello che esce durante il giorno. Comunque è un ottimo giocatore per fare veramente tanti crediti sniperandolo. Il secondo che vi posso consigliare è DeVry che io lo sniperavo intorno ai 3000, si sarà abbassato il prezzo, sì, ok. Adesso proviamo a sniperare un attimo in live DeVry e vedere un po'
se riusciamo a prendercene qualcosina. Ah, no, 2000 no, ho sbagliato. Allora, subito si vende 2100, quindi mettiamoci almeno a 1900 e vediamo se riusciamo a sniperarne qualcuno. Comunque può darsi che non escano adesso perché, oh, raga, è luna di notte, quindi molto probabilmente non usciranno. Però se riesco ve lo faccio vedere qualcuno in live. Per chi non mi seguisse su Instagram, qualche giorno fa ho postato una storia in cui facevo vedere che ho sniperato Devrai. 1700, raga, 1700 e si vende a 2100. Bella. Ho sniperato Devrai a 950, mi pare. A 9,50 si rivendeva tipo 3400. Così, in freschezza, così. Questi qua sono veramente. Questi due qua sono veramente assurdi per fare sniping. Questi qua ne escono veramente, veramente un casino. Boom! Let's go, guys! Un altro. Allora, raga, io puoi dire subito di passare al prossimo giocatore perché il video sta diventando già troppo troppo lungo e poi ci metto 3 ore a caricarlo e a renderizzarlo piuttosto che un computer di merda. Raga, il terzo giocatore, questo qua, è un pelo più difficile da sniperare, però è sempre, sempre della serie A ed è Calejón. José Calejón. Questo qua è un pelo più difficile da sniperare, però è buono anche lui, insieme agli altri due che vi ho già presentato prima. Ha più o meno lo stesso prezzo di Devrai. Allora, 1900 non si vende, 2000. 2000 si vende dopo troppo, quindi mettiamo 1900, considerando che ci sono 100 crediti di tasse più o meno, saranno tipo 90 crediti di tasse. Mettiamoci a 1000, adesso mettiamoci a 1800 perché è tardi comunque, vabbè. Mettetevi a 1700 se lo fate durante il giorno, almeno. Cioè, almeno da farci 100 a carta. Qua ne faccio tipo 20 crediti a carta. Ma è solo per farvelo vedere. Solo che mi sa che a quest'ora la vedo veramente, veramente dura. Oh, raga, Caleona a quest'ora non esce un belino. Non so perché non esca effettivamente a quest'ora qua. Vabbè, una 1800 l'abbiamo preso. Però sinceramente non mi ricordo quanto si vendesse. Ah, si vendeva a 1900, ok, lol. Oh raga, Calleon non vuole uscire. Che palle, raga. Se non mi esce entro un minuto. No, raga, 1100 era uscito. Aiuto. Comunque vedete che esce. E adesso è luna. Comunque raga, fidatevi del girbone. Provateli, fatemi sapere nei commenti se avete fatto i big credit. E nulla, raga, ci becchiamo al prossimo video.